29 luglio 1883, 28 aprile 1945. La nascita, la morte. Riposa per sempre dove nacque. In questo atteggiamento dominò per 20 anni le folle. Ora è solo. Si chiamava Benito Amilcare Andrea. Suo padre, Alessandro Mussolini, era un fabbro schedato dalla polizia come sovversivo pericoloso. Sua madre, Rosa Maltoni, era la maestra del paese. Chi di luglio nasce ha un trono nelle fasce, così dice un proverbio romagnolo. Ma quel piccolo Benito, magro, tutto occhi, non sembra davvero destinato a grandi cose. Sua madre, che sogna di farne un segretario comunale, chiede un sussidio. La mia povera famiglia si trova in ristrettezze tali che siamo costretti a troncare gli studi ad un povero nostro bambino di 12 anni, che a detta dei suoi maestri lusinga di promettere qualche cosa. È irrequieto, scontroso. Gli danno un tema in classe, il tempo e denaro. Lo svolge così. Il tempo e denaro, perciò vado a casa a studiare geometria avvicinandosi l'esame. Verrà su come suo padre, sospira il parroco. La madre riesce a farlo entrare nel collegio Carducci di Forlimpopoli. Lo cacciano. Continua a frequentarlo come esterno finché prende il diploma di maestro. Ha 18 anni. La revolverata di Brescia è ancora nell'aria. Lui, naturalmente, è dalla parte del regicida. Chiede un posto al sindaco dichiarandosi devotissimo e obbligatissimo servo, ma pubblica un sonetto ispirato a Robespierre firmandosi Spartaco. Gli danno il posto, ma non ci sta. Non è roba per lui. Addio Lugano bella, cantavano gli anarchici romagnoli infiammati dai comizi di Enrico Malatesta. Andò in Svizzera fuoriuscito volontario fra i fuoriusciti per necessità. Una notte a Berna un poliziotto portò in guardina un vagabondo smunto dallo sguardo febbrile. Era lui. Erano gli anni della cosiddetta Belle Époque. I granduchi russi, in cerca di sole e di emozioni, lasciavano i gioielli di famiglia al Moulin Rouge. Per i padroni delle ferriere non poteva andare meglio di così. Era pacifico far lavorare i bambini 10 ore al giorno con 30 centesimi di paga. Nelle case degli operai mancava tutta l'aria che si davano i granduchi russi. La povertà era considerata una specie di malattia inguaribile. Un soldo di elemosina metteva a posto la coscienza. La vita per i ricchi non era che un valzer. Il socialismo che faceva rapidi progressi era la congiura dei cattivi contro i buoni, le società operaie associazioni a delinquere. In quegli anni cominciò a circolare una parola che dava i brividi alle signore e preoccupava le autorità, compagno. Era un compagno anche lui, fra i più accesi, bruciava gli avversari con gli occhi. Tornò in patria smanioso d'azione, parlò contro la guerra in Libia, invitò i soldati alla diserzione, fu arrestato. Era in prigione sdegnoso e taciturno mentre Tripoli diventava italiana e Gabriele D'Annunzio salutava in terzine la quarta sponda. Guerra, un agente balza dalla morte, s'arma, s'assolve nell'eucarestia del mare e salpa verso la sua sorte. Scontò 5 mesi. Poi, pieno di rancore, tornò alla lotta sociale. I compagni gli affidarono la direzione dell'Avanti. Nel 1914 appare un nuovo giornale, Il Popolo d'Italia. L'ha fondato Benito Mussolini, staccandosi dal Partito Socialista e chiedendo l'intervento. Erano giorni accesi. I giovani manifestavano nelle piazze invocando anche per noi quella guerra che già infuriava in Europa. Mussolini è con loro. Gli stessi poliziotti che l'avevano arrestato perché era contro la guerra lo riarrestarono perché voleva la guerra. Venne l'ora del piave. Lunghe file di piccoli soldati italiani entrarono nella grande fornace. L'inquieto romagnolo che un giorno aveva incitato alla diserzione i bersaglieri del generale Fara andò al fronte coi bersaglieri. Quella bufera di fuoco, di piombo, di sangue durò 43 interminabili mesi. I vecchi che ricordavano le battaglie dell'Ottocento, piene di colore, di bandiere, di nitriti e di squilli, allibirono di fronte a quella furibonda mischia di uomini, grigi come il fango in cui scavavano le loro trincee. La scienza dominatrice del nuovo secolo offriva spietati mezzi di sterminio.
Nello schianto terrificante delle armi nuove maturavano giorno per giorno nuove idee. Al di sopra degli interessi nazionali si incominciava a intravedere un nuovo paesaggio umano, fatto di collaborazione, di alleanze costruttive, di tolleranze. Eppure il rivoluzionario dagli occhi allucinati, proprio sulla soglia di quella trasformazione, cominciò a rispolverare il linguaggio allegorico dell'esasperato nazionalismo. 1917, febbraio. Una bombarda esplode annaffiando di schegge uomini e cose. Il caporale romagnolo è tra i colpiti. La sua guerra finisce in un ospedale a Doberdò. Ma per gli altri continua. D'Annunzio stavolta non si accontenta di scrivere terzine. Ricorda di aver scagliato una freccia contro Carducci, chiamandolo vecchio poeta senza armi. Il vate della nuova Italia non può restare nelle retrovie. Ma il fango lo spaventa più della morte. Meglio cadere dal cielo come Icaro. E vola su Vienna. Il motto del poeta, ardire, non ordire, affascina la gioventù, inebriata di aggettivi e di miti. Veneto. Non più carneficina sul Carso. I superstiti si ripromettono di stare in pace per lunghi anni. Gli italiani, oltre alla gioia della vittoria, hanno la sensazione di una grandezza, di un'importanza internazionale che non avevano più provato dopo la spedizione di Crimea. Il sogno degli irredentisti si è avverato. Trieste accoglie in delirio le nostre truppe. Le campane di Trento suonano a distesa. I nomi delle due città furono sempre così legati e indissolubili che molti, laggiù nel meridione, credono che siano davvero vicinissime, forse separate da un fiume. Uno dei 600.000 caduti, un anonimo eroe senza piastrino, come diceva la canzone, diventa il Milite Ignoto, simbolo del sacrificio nazionale. L'altare della patria ne accoglie solennemente la salma. Clima eroico. Per il reduce Mussolini l'apoteosi si confonde con Salgari e Salamor. Sotto questi segni, il 23 marzo 1919, a Milano nasce il partito fascista. Nasce truculento, ma borghese, mentre D'Annunzio, aggiungendo alla guerra un capitolo personale, occupa Fiume alla testa dei suoi legionari. Mussolini è idealmente al suo fianco. In realtà le gesta del poeta e la popolarità di cui gode lo irritano. Il vate, pago di avere la sua testa calva sui francobolli, si iscrive al fascio. Nasce così una fratellanza che ha un sottinteso di complicità. I due che si abbracciano in pubblico, in privato non si stimano. Si sciopera. L'entusiasmo per la vittoria è già cosa di ieri. I malumori, la lotta sociale, i contrasti sindacali e politici si scatenano dovunque. La guerra ha fatto scuola di violenza. Per i seguaci di Mussolini, gli squadristi, è facile gioco conquistare i benpensanti bastonando e purgando i sovversivi in nome del buon ordine. La redazione del Popolo d'Italia è a Milano, in via Paolo da Cannobio, in un vecchio palazzo pieno d'umidità. I socialisti, per sottolineare la natura romanticheggiante del fascismo, la chiamano il Covo,
Il gusto avventuroso di Mussolini ne è lusingato. Adotta l'espressione e si circonda di simboli truci. Bombe, pistole, pugnali, mazze ferrate. Nel covo servono da ornamento e da fermacarte, ma ben altro uso ne fanno gli squadristi durante le spedizioni punitive. Sempre in nome dell'ordine, lo squadrismo si arma e si organizza. Camere del lavoro e leghe contadine vengono distrutte una dopo l'altra. Le autorità si barcamenano. I fascisti, idealizzando il crumiraggio, sostituiscono gli scioperanti. Hanno la fotografia facile, si accostano al lavoro come a un'esperienza eccezionale. Mussolini non è tranquillo, sa che i suoi logotenenti provinciali aspettano una prova di forza. Per non deluderli, convoca a controvoglia la dunata di Napoli. 24 ottobre 1922. 40.000 squadristi, guidati da gerarchi che si chiamavano principi e triari, invadono via Toledo e Santa Lucia. Pulcinella riconosce nella camicia nera, nel fez e nel manganello il costume del suo collega Fasulen, Fagiolino, maschera romagnola. Mussolini infatti lo ha preso a modello. Arrivano con tutti i mezzi, perfino a bordo dell'Italia. La barba patriarcale del camerata garibaldino non impedisce che si suoni giovinezza. Bandiere, gagliardetti, uniformi pittoresche. Qualche napoletano guardò il calendario. No, non era Piedigrotta, anche se il chiasso era assordante e qualcuno degli ospiti si ispirava a Tom Mix, l'eroe cinematografico alla moda. La storica dunata esplode alla Renaccia. Un mare di fez, cappelli alpini e elmetti combattentistici ondeggia intorno a Mussolini. I quadrunviri circondano il fondatore, De Vecchi, la cui calvizie contrasta coi baffoni, il generale De Bono, che rappresenta indirettamente l'adesione militare, Balbo, il duro, Michele Bianchi, che pare fosse il più intelligente. Mancavano solo i coriandoli e le stelle filanti. I vecchi liberali napoletani seduti al caffè Caprice scuotevano il capo. Legalità o illegalità? Chiese Mussolini. Conquiste parlamentari o insurrezione? Attraverso quali strade il fascismo diventerà Stato? Perché noi vogliamo diventare Stato. È la prova generale della marcia su Roma, che prende il via 4 giorni dopo. Mussolini avrebbe preferito muoversi più tardi, in primavera. I quadrunviri, elettrizzati dall'entusiasmo della Renaccia, lo convincono ad agire subito. La fatidica marcia è una specie di grossa scampagnata. Pochi reggimenti basterebbero a sciogliere le colonne dirette a Roma. Facta propone lo stato d'assedio, ma il re non firma. Anzi, chiama telegraficamente Mussolini, desiderando conferire. Marciò su Roma in vagone letto. Voglio partire in perfetto orario, disse al capostazione di Milano, già ossequiente. Ah!
arrotolò al Quirinale. Tutti gli alunni di quarta elementare impararono in seguito la frase storica pronunciata in cospetto del re: «Maestà, vi porto l'Italia di Vittorio Veneto». Ma i biografi l'avevano inventata per lui. In realtà, l'uomo del destino, con quattro dita di maniche meno del necessario, doveva essere piuttosto emozionato. A guardar bene, non era lui a trascinare i quadrunviri, ma i quadrunviri a spingerlo. Il re, affacciato al balcone, vide sfilare le forze dell'ordine nuovo. Era chiuso, impassibile. «Durerà poco», disse Asciutto a Taon de Revel e a Diaz. Mussolini la pensa diversamente. Il suo primo imperativo categorico è durare. La redingote comincia a piacergli. Ha tutti i riflettori addosso. Perfino i giornali inglesi e francesi pubblicano sue fotografie. Scrive agli amici del partito per informarli che governerà con energia. Inaugura uno tra i più usati avverbi del ventennio, fascisticamente. È fascisticamente energico perfino nel consegnare la corrispondenza. Il giornalista, l'agitatore, il mangiaborghesi è svanito. Al suo posto c'è un ministro quarantenne, conscio di avere tra le mani il timone d'Italia. La macchina da presa fissa sulla celluloide le sue fatiche. Scorre i giornali con piglio dinamico. Non scrive, incide. Si concede qualche intermezzo sentimentale alla Mimi Bluette. Ma coltiva le relazioni internazionali. Incontra Chamberlain. I suoi orizzonti s'allargano. Molti anni prima, una donna gli scriveva lettere che cominciavano «Mio ribelle solitario». Sembra impossibile. Passa da una parata a una rivista. Le antiche pietre e le colonne infrante gli suggeriscono idee grandiose. Immagina già una Roma monumentale, ripulita, simbolica. Qualcosa di mezzo tra il Nerone alla Scala e il Quo Vadis. Andare verso il popolo fa parte del programma. Perché non vi siano dubbi, meglio farsi accompagnare da un operatore cinematografico che lo riprenda rilassato e bonario fra gli umili. Saluta i treni in orario come vecchi amici. Inventa l'aggettivo solare. Visita le colonie marine, dove i bambini bisognosi assaggiano a turno un pezzetto di estate borghese. Meno figli, meno schiavi, aveva scritto in gioventù. Il numero è potenza, dirà fra poco. Spunta l'alba, canta il gallo. Mussolini monta a cavallo. Curzio Malaparte consegnò alla letteratura gli esercizi ippici del capo. Non risulta che ne valesse la pena. Dal frustino all'archetto. Mentre lavora, la Vittoria alata gli sta vicino come una segretaria. Forse fu lei, col suo fremito millenario, a ispirargli la prima impresa militare. Alcuni italiani erano stati assassinati nell'Epiro. Per vendicarli, Mussolini, senza informarne il Ministero degli Esteri, ordinò alla flotta di mettere sotto tiro Corfù e di occuparla. Un brivido di fierezza percorse la penisola. Nell'annuale della Fondazione dei Fasci, Milano accoglie Mussolini come un trionfatore. Arnaldo, il fratello buono, erede del popolo d'Italia, è il Toscanini della grande manifestazione tributata da Milano all'uomo che pare finalmente in grado di trasformare l'Italia. Ma l'ordine instaurato dal fascismo, a guardarlo bene, è fatto di paura. 1924, elezioni. Per evitare le sorprese elettorali, gli squadristi rispolverano i manganelli della vigilia. Parla pure piano, ma se hai un grosso bastone in mano, la gente ti darà ragione. Fu una massima di Theodore Roosevelt che conserva tutta la sua attualità. La democrazia italiana è tollerata a denti stretti. Il deputato socialista Giacomo Matteotti è il nemico numero uno dei fascisti.
pronunzia un discorso alla Camera dopo le elezioni. Fatelo, se siete ancora in tempo. Noi deploriamo che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano e crediamo di rivendicarne la dignità domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza. Se un giorno Matteotti si troverà con la testa rotta, dovrà ringraziare soltanto se stesso. Così disse Mussolini senza perifrasi. 10 giugno 1924. Matteotti esce di casa e percorre a piedi l'itinerario abituale. Sul Lungotevere Arnaldo da Brescia un'automobile lo aspetta. 5 uomini, comandati dal sicario Dumini, piombano sul deputato socialista e lo caricano di peso sulla macchina che si allontana subito a gran velocità. Al di là di Ponte Milvio se ne perdono le tracce. Tutta l'Italia democratica insorge contro il delitto. La stampa, con a capo il liberale Amendola e Donati del Popolo, attacca violentemente il partito fascista. A Montecitorio, l'onorevole Gonzales mette il capo del governo sotto accusa. È stato atroce e senza precedenti. Il capo del governo tace? È complice! Mussolini balbetta fiacche giustificazioni. Le opposizioni decidono concordemente di ritirarsi sull'Aventino. I giornali chiedono le dimissioni del governo. Poi, l'uomo che difese fino all'ultimo respiro la libertà torna portato a braccia. È una povera cosa inerte, senza voce. Mussolini si apparta, legge tacito, ma appena l'orizzonte si schiarisce passa al contrattacco, col più sfrontato dei suoi discorsi. Se il fascismo è un'associazione a delinquere, se tutte le violenze sono state il risultato di un determinato clima storico, politico e morale, a me la responsabilità, perché questo clima storico, politico, morale l'ho creato io. Il Parlamento agonizza, i popolari ne vengono espulsi, Don Sturzo e De Gasperi si sono battuti con inutile tenacia. Presto Donati sarà costretto all'esilio, De Gasperi arrestato, Amendola picchiato ferocemente dai fascisti, andrà a morire in Francia minato dalle ferite. Vittorio Emanuele firma il decreto contro la libertà di stampa. La dittatura è un fatto compiuto. Mussolini, arbitro assoluto della politica italiana, si dedica all'esercito. È la sola forza che un giorno o l'altro potrebbe ostacolarlo e perfino spodestarlo. Bisogna assicurare alla causa fascista l'appoggio delle forze armate. Il pilota romagnolo ha per bussola Machiavelli, ma quando mette sull'attenti i generali è soltanto un caporal maggiore in congedo che si rifà delle vecchie umiliazioni. Personaggio lievita, acquista lineamenti proverbiali, popolari, entra a far parte del paesaggio come il Vesuvio o il Monte Bianco. È poliedrico, duttile, mimetico, c'è chi lo paragona a Fregoli, il re dei trasformisti, passa dal cilindro alla feluca d'ammiraglio. Dopo gli aratri e i treni, fascistizza le corazzate. Il suo gesto, quando parla alla piazza, è rimasto plebeo. Trancia parole semplici come bocconi di pane. Ha l'arte di esprimere con chiarezza idee poco chiare. La sua voce è calda, sonora. Sa esattamente dove mettere una pausa. Cambia registro al momento buono. Non costringe a riflettere né a distinguere. Gli italiani lo ascoltano come ascoltarono Tamagno, con le orecchie e col cuore. Il cervello riposa. La folla perde il senso delle proporzioni e del grottesco. Esplode a comando, meccanicamente. È come se Mussolini avesse in mano un pulsante. Il fanatismo popolare è il suo gioco. Il ruggito delle piazze sommerge i suoi ultimi dubbi. Inventa miti ai quali finisce col credere. Si convince di essere ciò che sembra.
Qualche argine isolato resiste all'inondazione. A Roma, Tito Zaniboni organizza un attentato. Fallisce. A Bologna, un ragazzo che tenta di colpire il dittatore viene massacrato sul posto. La revolverata di Miss Gibson produce soltanto un graffio. Tutto si riduce a una striscia di cerotto, ma è l'occasione buona per un altro giro di vite. Comincia a funzionare il tribunale speciale. Chi attenta alla vita del duce viene punito con la fucilazione. Per chi disapprova il fascismo c'è il carcere o il confino. Fra i tanti confinati, Romita, Bordiga, Massarenti, Lami Starnuti, Buozzi, Modigliani. Mussolini si imbarca per la Libia, conquistata nonostante le sue agitazioni anticolonialiste. Ora Tripolitania e Cirenaica sono pedine nel suo gioco. Perfino D'Annunzio, con le sue terzine, ha lavorato per lui. Gli arabi lo avvolgono in un turbine d'entusiasmo. Scimitarre mandano lampi, si abbandona al trionfo in terra barbara. Si lascia sollevare sulle spalle con beatitudine un po' infantile. Così gli antichi legionari sollevavano i loro consoli dopo la vittoria. Torna a casa con una punta di nostalgia per i palmeti e le cabile. Si distrae carezzando un leoncino, il solo animale cui possa dignitosamente dar confidenza. Tribunale speciale. Il pubblico ministero punta l'indice verso la gabbia dove Gramsci aspetta la sentenza e grida: «Bisogna impedire per 20 anni a questo cervello di funzionare!» Non deve essere un cervello qualsiasi se fa tanta paura. Il comunista sardo è condannato con estrema durezza. Vivrà il resto della sua vita dietro le sbarre. Ma il giudice in uniforme non ha fermato quel cervello. In una cella, su quaderni da 4 soldi, il prigioniero scrive l'opera più matura di quel ventennio. Il regime mobilita i contadini per la battaglia del grano. Si compiono bonifiche, si redimono terre. Sono gli atti più utili del regime e gli guadagnano le simpatie del popolo. Il duce Serissimo manovra le macchine agricole lasciando nelle massaie rurali un indelebile ricordo. Si dilata sempre più, in ogni senso. È il primo di tutti in tutto. Riassume in sé Leonardo da Vinci, Colombo e Cesare. Chi compie imprese non comuni deve farlo in suo nome. Tazio Nuvolari può sfidare un aereo in circuito chiuso. Ma il primo automobilista d'Italia resta lui. L'aviatore Ferrarin ha stupito il mondo, ma quando vola con lui ha funzioni di meccanico. L'aviazione italiana ha le sue radici nei decolli lirici di D'Annunzio. Non si dice piloti, si dice aquile. L'aeronautica militare è l'arma azzurra. Perfino gli aerostieri, specialità del genio, bussano alle porte dell'allegoria, sebbene il loro compito consista soltanto nell'impedire a un pallone gonfiato di innalzarsi troppo. Attività che potrebbe trovare nel ventennio preziose applicazioni. Il capo del governo si inserisce nell'epica aviatoria. Appare accanto a piloti d'eccezione come Francesco De Pinedo, quando questi è celebre in tutto il mondo per l'incredibile raid Roma-Tokyo. Il
primo volo sul Polo Nord compiuto dal generale Nobile insieme ad Amundsen colpisce la fantasia popolare in ogni paese. Mussolini decora il generale. In seguito non gli perdonerà l'insuccesso del secondo volo. Esemplare in tutto lo è anche nella vita familiare. Il nido dell'aquila serve da modello. Può insegnare qualche cosa anche ai motociclisti. È un centauro. Quando non tira di scherma, si confida con Ciano. Rimpiango che la mia carica m'abbia impedito una trentina di duelli. Ma il riposo del guerriero è bucolico. 1928. Niente più Parlamento. È un residuo di taglietta. Corporazioni. Tutti in camicia nera. Montecitorio non è più l'aula sorda e grigia, ingombra di cervelli e di discussioni. È diventata una macchina che dice sempre di sì. Nel 1929 Mussolini raggiunge il suo vertice diplomatico con la conciliazione. I patti lateranensi chiudono l'annoso dissidio fra Chiesa e Stato che era cominciato a Porta Pia. Molti cattolici, abbandonando ogni diffidenza, aderiscono al regime. Cominceranno a pentirsene quando, appena due anni dopo, il fascismo farà chiudere le sedi dell'Azione Cattolica e l'Osservatore Romano diventerà un giornale quasi proibito. Lavora. Si divide tra diversi ministeri. Tiene tutte le redini del carro nazionale. Le sue decisioni, i suoi secchi sì e i suoi recisi no, sono definitivi. Contrappone ai corazzieri del Quirinale i moschettieri di Palazzo Venezia. È più insonne che mai. Vive in una solitudine umana sconfinata fra milioni di ombre e di comparse. Pochi ormai avvertono il grottesco della situazione. Fra i pochi c'è Ettore Petrolini. Ignobile plebaglia! Così rincompensate i sacrifici fatti per voi, ritiratevi, dimostratevi uomini e domani Roma rinascerà più bella e più superba che Pria. Bravo! Grazie. Mi è piaciuta questa parola, Pria. Il popolo, quando sente le parole difficili, si affeziona. Ora glielo ridico. Più bella e più superba che Pria. Bravo! Grazie. Più bella e più superba che Bravo! Grazie! Più bella e più superba che Bravo! Più bella che Bravo! Bella che Bravo! Bravo! Sì! Bravo! Grazie! E il popolo, quando s'abitua a dire che sei bravo, pure che non fai niente, sei sempre bravo. Mussolini inaugura un po' di tutto, anche un pollaio modello è una conquista del regime. ...1932... La nuova via dei trionfi è frutto della sua innata passione per la romanità. Egli può dare finalmente del tu ai Cesari incontrati nei libri di storia alle magistrali. La funzionalità urbanistica di Roma passa in seconda linea. Prestigio innanzitutto. I ruderi sono vestigia, il Tevere è sacro. Tutto si erge, si fa monumentale, basilare, solenne. Balbo, pizzo di ferro, prepara la crociera atlantica. Il più popolare e il più pepato dei quadrumviri conserva il pepe ferrarese anche da ministro. È la figura numero due dell'affresco Littorio. Mussolini non lo vede di buon occhio. Quel padano risoluto, nonostante la leggera balbuzie, non è mai stato arrendevole. Balbo organizzò la crociera con rigore tecnico, accantonando il pressapochismo teatrale dei sistemi fascisti. Mise insieme uno stormo che riscosse l'ammirazione unanime del mondo. Fu l'impresa più clamorosa e solida del ventennio. Gli uomini della strada e i governanti d'ogni nazione credettero che l'uomo capace di organizzare un'impresa del genere potesse aver successo anche in altre. Quell'uomo era ovviamente Mussolini. Anche se una strada di Chicago era diventata Balbo Avenue, il volo atlantico era storicamente merito del Duce.
Balbo, partendo, sapeva bene che la paternità della crociera sarebbe stata sua soltanto in caso di fallimento. Ma un successo così grande bastava per tutti. Le accoglienze di Roma agli Atlantici furono indimenticabili e, quel che più conta, sincere. L'orizzonte europeo è chiaro, senza avvisaglie belliche. Mussolini, ormai padrone d'Italia, cerca prestigio internazionale. Insieme ai rappresentanti di Francia, Germania e Inghilterra, firma nel 1933 il patto a quattro, che dovrebbe garantire un certo equilibrio. A Berlino, il maresciallo Hindenburg, copertosi di gloria battendo i russi in Galizia, passa in rivista per l'ultima volta i reggimenti che la Germania è riuscita ad armare a dispetto di Versailles. I baffi mitologici del maresciallo escono dalla scena politica. Al loro posto compaiono quelli a francobollo di un certo Adolfo Hitler. È uno strano tipo, sempre in ebollizione. Grida troppo per essere pericoloso. Il successore di Hindenburg capeggia un movimento che somiglia molto al fascismo. Camicie brune invece di camicie nere. È naturale quindi che visiti Mussolini con la reverenza di un allievo. Si incontrano a Stra. Hitler è celibe. Il suo maestro italiano invece ha una moglie, la conterranea Rachele, che vive nell'ombra. Cinque figli: Edda, Vittorio, Bruno, Romano e Anna Maria. Edda nel 1930 ha sposato un giovane diplomatico livornese, Galeazzo Ciano. Vittorio e Bruno, già entrati nell'aneddotica popolare, sono entrambi piloti, anzi aquilotti. 1935, il regime compie 13 anni. Mussolini, in crescendo, ha sempre parlato di battaglie, di eroismi, di mete fulgide. Gli italiani, incitati da lui, hanno combattuto a fondo per il grano, per sterminare le mosche, contro la vita comoda. A questo punto, le armi intravviste dietro le allocuzioni del capo debbono finalmente uscire dai magazzini militari. C'è un inconveniente, manca il nemico. Ma se in Europa è irreperibile, l'Africa può fornirne uno. Il Negus, per esempio. Si presta alla facile ironia, alle battute salaci. Il suo impero è pieno di toppe. Ci si può sdegnare facilmente per lo schiavismo ancora praticato in Etiopia. L'Italia ha diritto al suo posto al sole, e il sole in Etiopia non manca. La soubrette italo-greca, Nicuzza, canta per la prima volta Faccetta Nera. La divisione gavinana muove da Firenze carica di fiori. Il paese rivive i lontani entusiasmi dello sbarco in Libia, e stavolta non vi sono dubbi. Il Negus pagherà i conti rimasti aperti con Menelik. Il consesso di Ginevra non approva l'impresa e vota le sanzioni. Sono inique, ma utili al regime. Fanno di Mussolini l'esponente di un popolo audace e perseguitato. Inoltre vengono applicate con molta cautela e molti compromessi. L'Inghilterra manda la flotta a intimidire il Mediterraneo, ma pagando il canale di Suez ce lo lascia passare. La patria chiede oro. Piovono nei tripodi le vere matrimoniali. Qualcuno preferisce nascondere la sua e consegnarne una comprata per l'occasione. Una guerra dinamica, popolare, vittoriosa. I fanti rimpatriano con indimenticabili ricordi esotici. Mostrano trofei, parlano di sciarmutte, di ambe, di sciumbasci. Splendono di luce imperiale i colli di Roma, mentre il profilo romanico del duce eclissa quello impenetrabile e sfuggente del re, neo-imperatore. Ora, ascoltate questo annuncio. Si inizia per la vostra terra un'epoca tra le più felici che essa abbia mai avute nei suoi 4 millenni di storia. I grandi eventi si riflettono sulle piccole cose. È l'era delle uniformi obbligatorie. Anche gli sposi hanno la loro. I matrimoni, uniformandosi alla coralità del costume littorio, diventano collettivi e si inquadrano. Dopo la cerimonia, a Roma con lo sconto ferroviario del 70%.
Il trionfo più ambito e più vero, Mussolini vola a cercarlo nella sua terra, a Bologna, e lo ottiene. L'accoglienza è delirante. Ormai anni di propaganda hanno fatto sì che per l'uomo della strada il fascismo si identifichi con l'Italia e viceversa. Commissionere della decima legio, commissionere della mia terra, sono passati 10 anni dal nostro ultimo incontro. In questo momento i nostri cuori battono un poco più forte e i nostri occhi si scrutano. C'è forse qualche cosa di cambiato fra noi? Non si chiamano più discorsi, sono dialoghi con la folla. L'oratore coinvolge tutti nelle sue affermazioni, come per creare una responsabilità collettiva. La politica italiana si muta così in un clamoroso gioco di società, dove sia l'uomo solo sul podio che la folla applaudente perdono il senso del reale. Rivedendo scene simili si capisce che in quel periodo il fascismo per l'Italia è stato una droga. Questo uomo punta da un'immensa foresta. È la foresta di 8 milioni di baionette. Il successo di Opico è uno stimolante. L'uomo del destino ha una nuova occasione. La Spagna è messa sossopra dalla guerra civile. Il generale Franco, alla testa di reparti marocchini, marcia contro il governo di Madrid. Il duce, supremo esponente dell'anticomunismo, non può mancare all'appuntamento. Franco chiede armi, gli manda volontari in borghese. Poi un vero e proprio esercito. Gli italiani in camicia nera si trovano davanti altri italiani, i fuoriusciti. È la prima volta dopo le battaglie del Risorgimento che gli italiani si battono fra loro con uniformi diverse in un'autentica guerra. Il primo ad arruolarsi nell'esercito democratico è Carlo Rosselli, fuggito col fratello Nello dall'isola in cui Mussolini li aveva fatti confinare. Ammalatosi in Spagna, Carlo Rosselli riprende da Parigi la lotta per la libertà, insieme al fratello. Le loro voci sono tra le più insistenti e vive dell'antifascismo. Il duce perde la pazienza. I suoi sicari raggiungono a Parigi i fratelli Rosselli e li uccidono, ripetendo su scala internazionale l'operazione Matteotti. La proverbiale bonarietà di Mussolini attraverso lo spiraglio aperto dall'odio mostra così la realtà di una mente crudele. La mente che mandò al prefetto di Torino l'ordine telegrafico rendere la vita impossibile a Gobetti. Quando non toccano lui è longanime, per chi tocca lui non c'è perdono. Non ha mai dimenticato una parola brusca o una risposta secca. Porta dentro schedati perfino i bisticci infantili. Le imponenti onoranze funebri tributate da tutta Parigi ai fratelli Rosselli suonarono come una indignata protesta del mondo libero. Questi aspetti poco edificanti sfuggono alla massa. L'italiano medio era assorbito dallo sport. Al resto, lui, lassù, ci pensava per tutti. Ognuno aveva qualche probabilità di diventare gerarca, tanti ce n'erano. A Roma se ne riunirono 100.000 per un super rapporto. Camerati, al rapporto! Starace è il gran contabile delle coscienze littorie. Il meccanismo del reclutamento fascista è capillare. Si nasce strillando alalà e agitando una tessera. Dipendenti
bilancio di Starace non figura il numero degli oppositori. I confinati, costretti a vivere in isole sperdute. Gli esuli, come Parri, Treves, Pacciardi, Saragat, Nenni. I carcerati, come Gramsci. Per anni, da tutto il mondo, Mussolini aveva ricevuto suppliche per la sua liberazione. Quando seppe che il prigioniero aveva ormai giorni contati, manifestò la sua clemenza. Lo fece morire in ospedale, anziché in carcere. Il cinema è l'arma più forte, dice Mussolini, e in un impero deve essere imperiale. Il duce, infatti, dà rapide disposizioni. Si gira a Scipione l'Africano. Inaugura Cinecittà, Arsenale delle Ombre. Il feroce Saladino apre la produzione. È ispirato a un concorso di figurine che sta appassionando gli italiani, compreso il loro capo. Angelo Musco, protagonista del film, rallegra il duce. In Germania, l'ometto dai baffi a francobollo ha trovato la sua vestale, Eva Braun. L'allievo pieno di buona volontà sta guadagnando terreno. È sul punto di raggiungere e superare il suo maestro. Cominciano a prenderlo sul serio. Fra una concione e l'altra ha organizzato enormi campi di concentramento. Senza dar nell'occhio alle democrazie, ha messo insieme un esercito formidabile. E senza dover sparare un colpo, Hitler annette l'Austria alla Germania. Mussolini, che aveva garantito l'indipendenza austriaca e adottato il figlio del piccolo grande amico, il presidente Dollfuss, vittima di Hitler, tace. Hitler gli telegrafa: "Duce, non lo dimenticherò mai". La testa di Gabriele D'Annunzio si piega una notte sul tavolo da lavoro. Per il poeta comincia il grande sonno. Si chiude la vita più sorprendente e più discussa dell'Italia unita. Mussolini, compunto, segue il feretro. L'impero ha un eroe in più da commemorare. Lui ha un rivale in meno. L'ex allievo arriva a Roma. Ora il maestro è lui. Prova a riceverlo Vittorio Emanuele e Mussolini. Il duce è al secondo posto. È tutto, ma non è capo dello Stato. Hitler ci riflette. In seguito suggerirà al collega: si sbarazzi del re. È un impiccio. D'altra parte, alla stazione Mussolini nota che l'ospite è più alto di lui e si irrita. Parata navale a Napoli. Il Führer, impressionato dalle esercitazioni di 90 sommergibili, riparte. Tornato a casa, lo metto coi baffi, promette gloria e grandezza attraverso una guerra vittoriosa. La Germania è in piedi. L'Europa è sull'orlo del conflitto. Gli eserciti serrano già sotto quando Mussolini, che gode ancora di un certo ascendente, va a Monaco e riesce a calmare le acque. Il mondo gliene è grato. Lo saluta uomo della pace e difensore dell'umanità. Ma in Italia si intensificano gli armamenti. Se Mussolini avesse l'esatta sensazione di quanta gente tema la guerra e la detesti, continuerebbe sulla strada della pace. Ma è solo, ha il cervello stanco. Attorno non gli restano che sciocchi e cortigiani. Galeazzo Ciano è il delfino, tacitamente designato alla successione. È il numero uno dei generi italiani. Imita i gesti del suocero, ma con gli intimi lo critica. Ha un giro personale di fedeli e piace agli snob. Vuole anche lui la sua guerra e la ottiene. È poco più di un'esercitazione, ma frutta l'Albania. Una conquista incruenta che ha sapore d'operetta e di sagra folcloristica. La tragedia del razzismo sta macchiando la Germania di colpe tremende. È in pieno svolgimento la più feroce e agghiacciante persecuzione della storia. Alla fine, quando i nodi nazisti verranno al pettine, risulterà che sono stati eliminati 6 milioni di ebrei. Mussolini in passato aveva aspramente criticato l'antisemitismo di Hitler, ma ora è in sottordine e deve dimostrarsi pienamente solidale con Berlino.
proclama la campagna razziale anche in Italia. Non trova seguaci. Anzi, gli ebrei acquistano simpatizzanti. Si invertono le parti. Ieri Hitler imitò Mussolini. Oggi è Mussolini che imita Hitler. Gli secca che l'Europa abbia tanta paura del collega berlinese. Vuole spaventarla un po' anche lui. Mette più cannoni e più minacce nei discorsi. Ha invettive che sembrano ruggiti. Non può sbagliare. Il duce ha sempre ragione, lo ha detto Longanesi. Mussolini urla, gli italiani applaudono, i richiamati un po' meno. Arriverà al benessere, alla potenza e alla gloria. Stukas tedeschi si avventano sulla Polonia. Niente Monaco questa volta. L'esercito più moderno ed efficiente del mondo stritola una dopo l'altra le disperate resistenze che incontra davanti a Varsavia, che intanto crolla sotto le bombe. La gigantesca guerra che sta per incendiare i due emisferi mostra i suoi argomenti fin dal primo atto. Dittatura contro libertà. La dittatura si aggiudica i successi iniziali. Paesi liberi cadono uno dopo l'altro. Parigi è occupata con spalorditiva facilità. Si avvera il sogno di rivincita covato per 20 anni dalla Prussia. I Boche sfilano sotto l'arco di trionfo. E l'Italia? Non siamo ancora pronti, dicono i generali. Abbiamo riserve per un mese al massimo. Non importa, taglia corto Mussolini. Mi occorrono alcune migliaia di morti da gettare sul tavolo della pace. I successi di Hitler lo ossessionano. Vuole la sua parte di trionfo. E delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate. Un'ora segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Debuttiamo con una vittoria lampo. Occupiamo la Somalia britannica abbandonata dagli inglesi. D'Aosta sa che è un fuoco di paglia. Il comandante inglese, prima d'andarsene, gli ha lasciato un biglietto raccomandandogli di aver cura dei mobili della sua palazzina. Ci tiene, vorrebbe ritrovarli intatti al suo ritorno. Il regime ha i suoi riti. Mussolini li compie con diligenza. Bacia i bambini ma disprezza gli uomini, soprattutto quelli ai suoi diretti ordini. Starace addirittura li fiacca e li copre di ridicolo, sottoponendoli a prove inutili e faticose. Trombosi e infarti minacciano i più anziani, ma i sedentari rischiano il licenziamento. Gli italiani stanno a guardare, sono perplessi.
A che servono quelle esibizioni, specialmente ora che c'è la guerra? I più smaliziati hanno capito. Il fascismo vuole soltanto che i gerarchi si rendano ridicoli. Più la gente ride di loro, più ammirerà il capo. Avevamo il ferro per 8 milioni di baionette, ma la guerra ne inghiottiva assai di più. Si ricorse ai rottami e alle cancellate. Passarono i camion dell'ammasso a ritirarle. Furono sostituite con griglie di cemento, grigiastre, malinconiche. Ciano, che ha letto Machiavelli coi commenti e le note del suocero, mira alla Grecia. Assicura che il presidente Metaxas lascerà la chiave nella porta. Gli alpini della Iulia, avanguardia delle nostre truppe, marceranno quasi indisturbati. Invece la porta è chiusa col catenaccio. Il fango li blocca. Restano soli e decimati. A Roma nessuno è responsabile del disastro. Mussolini, pur essendo ministro della guerra, sembra sereno. Porge diplomi ai coloni di Pontinia. Visita Carbonia, le cui miniere dovrebbero in teoria bastare al fabbisogno nazionale. Indossa la tuta da minatore. Sorride, va verso il popolo in ogni pubblica manifestazione. Ma parlando con Buffarini Guidi dice: governare gli italiani non è difficile, è inutile. Inaugura il mausoleo di Marconi. Gli italiani sono ancora convinti che Marconi abbia lasciato un raggio della morte che basta ad assicurarci la vittoria. Mussolini, presentando le condoglianze alla vedova, sa bene che quel raggio non esiste. Bruscamente la morte falcia al suo fianco. A Viareggio muore il capitano pilota Bruno Mussolini. Cade mentre prova un nuovo tipo d'aereo. Era un buon ragazzo dalle maniere semplici e modeste. Mussolini soffre profondamente, benché nasconda il suo dolore di padre con la maschera indurita del condottiero. Al suo nome inaugura a Forlì un collegio aeronautico. Addio faccetta nera. Le nostre truppe in Etiopia, dopo una lunga e coraggiosa resistenza, si arrendono sull'Amba Alagi. I reparti sfilano davanti a una compagnia inglese che li onora col presentatarmi. Il duca d'Aosta non tornerà più dal Sudan, dove muore prigioniero. La propaganda fascista, benché a corto di idee, nasconde queste tristezze verniciandole goffamente di rosa. Via! Niente paura, rifateci. Via! Su, niente paura, non scoraggiatevi. Scusate! 4, 5... Via! Ah, ma andiamo meglio, via. Andiamo meglio, ci stile. Via! Su per la mia faccia. Scusate. Via? Non è mica fessa quella corazzata, maestà. Divertente. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Oggi sono proprio in forma. Ciao, caro. Allo, Churchill. Vi dirò sinceramente, e io di fregate me ne intendo, che questa fregata qui è più grande persino di quella che prendete nel Mediterraneo, ti ricordi? Ragazzo, lasciami lavorare. Questo blocco di colonie inglesi che svendo a puro scopo di reclam non lo do per 100, nemmeno per 80, neppure per 60. Chi mi dà 50 vecchi cacciatorpedinieri, oh, se lo piglia e se lo porta via. Un momento. Ci tengo a dichiarare a tutti che sono stato io a iniziare questa importante liquidazione. L'altro blocco di colonie che vi vengo a presentare, signori, lo cederemo anche a meno. Scoraggiatemi, signora. Niente, insistete un'altra volta, perseverate, via! Niente, forza sempre, bisogna fare attenzione però che invece della bottiglia, dai e dai, non si sfasci la corazzata. Forza, bella, forza! Niente, basta così per oggi, seguiamo domani. Non c'è niente da fare!
Tutti parlano di Rommel che avanza nel deserto verso Alessandria spazzando via gli inglesi che tentano di ostacolarlo. Il Ministero della Stampa e Propaganda distribuisce ai giornali montagne di fotografie. Il sole della vittoria sorride sull'asse. Buone notizie dalla Cirenaica, dopo tanti guai, rianimano il duce. In Egitto, al momento del trionfo, davanti ai resti avviliti dell'armata inglese, ci sarà anche lui. Vuole entrare al Cairo in groppa a un cavallo bianco, impugnando la spada dell'Islam. Una donna trepida per lui e in una lunga telefonata gli sconsiglia il viaggio. Ma è una pazzia, non pensi ai pericoli ai quali ti esponi. Non pensi alla tua vita, è sacra. È Claretta Petacci. Soltanto da poco gli italiani hanno appreso che è l'amante del duce, con fasi alterne da parecchi. La critica loda l'interpretazione di Miriam di San Servolo nel film Le vie del cuore. Gli italiani continuano a preferire Alida Valli. L'aquila spicca il volo al di là dello Ionio. È pronto per la parata, con cavallo e spada. Purtroppo le cose non vanno più bene. La resistenza inglese si è irrigidita. Rommel sconsiglia al duce di spingersi fino alle linee. Lui, un po' imbronciato, presta nelle retrovie. Visita ospedali, assaggia il rancio, rincuora i feriti. Va in giro a lungo tra le truppe. Ispeziona armi che non avrebbero bisogno d'essere ispezionate, ma che andrebbero invece sostituite, o perlomeno raddoppiate. Col passare dei giorni non sa più che cosa fare, è deluso. La cavalleria libica gli offre qualche distrazione. Mentre i carri armati sferragliano al fronte, il primo maresciallo dell'impero incoraggia il folklore coloniale. Le colonie italiane furono sempre valorizzate dal lavoro. Famiglie di braccianti assetati di terra hanno ricavato poderi dalle sabbie della Cirenaica e della Libia. Ora stanno per perderli. La pace è lontana. Mussolini, visitandoli, parla di alti destini e di vittoria finale. Lo ascoltano ancora con una certa fiducia. Mentre il sole di Rommel tramonta, Mussolini riparte. Hitler lo ha invitato a Salisburgo per uno scambio di idee. Il Führer, nonostante l'inefficienza dimostrata dal fascismo, stima ancora il collega. Ne sopporta la straripante umanità con rispetto. Non dimentica che è stato lui a indicargli la strada del totalitarismo. Ne apprezza la vivacità mentale, pur negandogli una vera e propria intelligenza. Mussolini è tornato dalla Libia con qualche malessere. Incredulo sul valore dei medici italiani, Hitler gli offre insistentemente un medico tedesco. Mussolini ringrazia, ma non accetta. Il colloquio è finito. Mussolini tornerà in Italia, convinto che la Germania sia ancora forte abbastanza per due. Con una calorosa stretta di mano, di quelle che in Italia sono proibite, Attila e Cesare si salutano. La vittoria finale ritarda, ma è certa. Le speranze muoiono. Sulla terra che i nostri si lasciano alle spalle, i raccolti bruciano, le case crollano. I coloni rimpatriati dall'Africa sono ricevuti da una principessa comprensiva, ma ciò non li consola. Hanno davanti a sé il fantasma della miseria. Ricordano le fanfare, i discorsi, le promesse della partenza.
si imbarcarono da pionieri, ritornano da profughi. Sentono oscuramente d'essere stati defraudati della sola ricchezza che avevano, il lavoro. ...1941, fronte russo. Ci mancano soldati e mezzi per la Libia, dove abbiamo la guerra alle porte di casa. Ma Mussolini, di fronte all'avanzata travolgente dei tedeschi, è colto come al solito dalla paura di perdere la sua parte di gloria, di restare a mani vuote quando verrà il momento di vendemmiare. Teme il destino degli assenti e riesce a mandare in Bessarabia 60.000 uomini, seguiti un anno dopo da altri 160.000. Equipaggiati alla meglio, male armati, ma l'importante è che vadano. Due inverni glaciali aiutarono i russi a bloccare gli invasori. Poi la disperata difesa di Stalingrado, chiave del Vodka. Casa per casa, stanza per stanza, macerie per macerie. Per i tedeschi è il principio della fine. Gli orgogliosi Panzerkorps si sbriciolano. Gli italiani dell'Armir, accerchiati sul Don, si disperdono nell'immenso paese che avrebbero dovuto conquistare. Non si saprà mai con precisione quanti di essi morirono laggiù. Le ambizioni dei dittatori vanno in cenere. Il peso della disfatta lo portano uomini oscuri che hanno creduto, obbedito e combattuto. Lampo, che avrebbe dovuto durare un paio di mesi, giunge al quarto anno. Gli aggressori dell'autunno 39 sono ridotti alla difensiva. Dopo aver riso della linea Maginot, Hitler ne costruisce una 10 volte più lunga, il Vallo Atlantico, di dove occhieggiano i cannoni più grossi che le acciaierie germaniche siano riuscite a produrre. Nello sfacelo generale, Mussolini non rinuncia alle cerimonie che interessano sempre meno. Le divise nere, fra i ruderi seminati dai bombardamenti, sono lugubri. Il 20° annuale fascista del Natale di Roma viene regolarmente celebrato. È l'ultimo, ma il nuovo segretario del partito non lo sa e si prende sul serio. Le belle città italiane sembrano paesaggi lunari. Ogni illusione vuole sangue. Sui muri degli edifici distrutti nereggiano frammenti di motti. Ascoltate questo annuncio. Inizia per la vostra terra un'epoca tra le più felici essa abbia mai avuto nei suoi 4 millenni di storia. L'urlo delle bombe lacera l'aria limpida di Roma. Cascano attorno a San Lorenzo. La capitale, che aveva sperato d'essere risparmiata, sente il fiato mortifero della guerra. Anche i fanatici del Littorio ammutoliscono. Si scopre che il duce non ha fatto niente per difendere l'urbe. Dalle rovine di San Lorenzo si alza una voce che ha sempre ricordato agli uomini la pace e l'amore. Pio XII, che ha tentato più volte di porre termine al tremendo conflitto, è la sola speranza dei romani. Le
Le coste siciliane sono praticamente spalancate. Molti dei cannoni puntati verso l'Africa sono sagome di legno. Le munizioni scarseggiano come la volontà di combattere. Gli alleati sbarcano alla svelta con mezzi schiaccianti. Abbiamo la guerra in casa. Il 25 luglio, improvvisamente, la radio diffonde un comunicato diverso dai soliti. Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato... Badoglio è il nuovo Capo del Governo, ma il comunicato non dice tutto. Dà per dimissionario Mussolini, che invece, portato via su un'autoambulanza, è arrestato per ordine del Re. La popolazione si abbandona al giubilo. Il personaggio del duce è visto da angolature nuove ed eloquenti. Non vi sono più dubbi. Il responsabile di tanta rovina è lui. E la folla può finalmente gridarlo. Settembre. In un angolo oscuro d'Italia, Cassibile, il generale Castellano firma l'armistizio. Il re, la corte e il primo governo democratico vanno al sud. Napoli, come sempre, si arrangia. È ridotta a un cumulo di rovine, affamata, spranata dalle bombe, ma è la prima città italiana che combatta per liberarsi dai tedeschi, che dopo l'armistizio sono i nuovi nemici. Gli scugnizzi scalzi assaltano i carri Tiger con fiaschi di benzina. L'insurrezione è spontanea, è partita dal popolo all'improvviso, in attesa come un'eruzione del Vesuvio. È un segno consolante di vitalità. Qualche nostro reparto a Roma, obbedendo a Badoglio, il cui ordine è di combattere contro qualsiasi eventuale aggressione, tenta di resistere ai tedeschi. Viene presto sopraffatto per mancanza di collegamento e di capi. Le caserme si svuotano. I treni traboccano di giovanotti vestiti alla meglio in borghese. Molti di essi, rastrellati dalla Wehrmacht, finiscono in Germania. Nel sud, il governo Badoglio cerca di mettere insieme qualche reparto di combattenti. Il nemico di ieri è l'alleato di oggi, ma ora i soldati italiani sanno per che cosa si battono. Al nord la situazione è più complicata. I tedeschi vogliono uomini per rimpiazzare in Germania i civili gettati sui fronti. Se li procurano deportando chiunque non riesca a sfuggire alle pattuglie. L'uomo che per 20 anni ha versato sulle folle valanghe di parole tace. È prigioniero a Campo Imperatore. Il nome della località sembra un dileggio. Hitler non lo dimentica. Un capitano guastatore, Skorzeny, è mandato a liberarlo. Non fu difficile. Pochi carabinieri piuttosto disorientati vigilavano sul duce deposto. Mussolini torna in libertà quasi irriconoscibile. È dimagrito, ha labbra esangui, screpolate. Stenta a sorridere. Ha gli stessi occhi allucinati, avidi, che aveva in gioventù. Infagottato in un cappotto scuro, lo portano in volo da Hitler. Mussolini ha già ritrovato qualche gesto risoluto, alla vecchia maniera. Il suo incontro col dittatore germanico è cordiale. L'abbraccio al figlio Vittorio è affettuoso e patetico. Le truppe tedesche occupano Roma. I muri della città gridano minacce. Morte è la parola più usata e purtroppo non è soltanto una parola. A Salerno il maresciallo Badoglio governa una nazione senza territorio e comanda un esercito che ancora non esiste. Al Teatro Adriano di Roma il maresciallo Graziani pronuncia un discorso in favore del fascismo, ma senza intima convinzione. Alcuni dissero che tutto l'atteggiamento del maresciallo fosse motivato soprattutto dall'antica rivalità che lo aveva sempre diviso da Badoglio. I fascisti scomparsi dopo il 25 luglio rispuntano da dietro i mitra tedeschi. Sono bellicosi, gonfi di rancore contro il paese che ha il torto di non averli più voluti. Nasce a Verona la Repubblica Sociale Italiana. Pavolini tiene un discorso. Il programma repubblicano potrebbe apparire come un espediente di natura semplicemente politica e di precario avvenire. Ma l'antifascismo si organizza. Tutti gli italiani che non accettano la prospettiva di vivere passivamente nel terrore passano all'azione. Tedeschi e fascisti li chiamano banditi. Sono la vera Italia. Thank you.
guerra civile. I reparti riorganizzati dai fascisti non andranno quasi mai al fronte. Combattono contro i connazionali, sono impiegati nei rastrellamenti. L'uomo che voleva imitare i Cesari ha la sua capitale in una cittadina sul lago di Garda, Salò, qualcosa di mezzo fra la villeggiatura e l'esilio. La prima tessera del nuovo partito fascista viene consegnata a Mussolini, autonominatosi presidente della Repubblica Sociale. Ma neppure in questa avvilente situazione, capo di gente che gli obbedisce solo per timore delle armi straniere, perde il gusto delle inutili cerimonie. Giovani che non sanno dove nascondersi, sbandati che non sanno come mangiare, si arruolano nell'esercito repubblicano. Fra loro c'è anche qualche ingenuo suggestionato da 20 anni di propaganda. Da Palazzo Venezia a Villa Feltrinelli, anche qui c'è un balcone, ma sotto non c'è nessuno. Mussolini sente la propria inutilità, sa che i tedeschi lo sottopongono a una rispettosa sorveglianza. A Verona, in Castelvecchio, sono imprigionati alcuni degli ex gerarchi che il 25 luglio all'ultimo Gran Consiglio avevano votato contro il Duce, costringendolo a dimettersi. Fra loro l'ormai 80enne quadrunviro De Bono e il genero di Mussolini, Galeazzo Ciano. Il generale Wolf chiede in nome di Hitler l'esemplare punizione dei traditori. Il processo è solo una formalità, la condanna a morte è già stata sentenziata. L'uomo stanco e deluso, inutile pilota di una repubblica a doppio comando, deve decidere. Può salvare la vita al marito di sua figlia, al padre dei suoi nipoti, ma dovrebbe affrontare la reazione nazista. Non ne ha la forza. I condannati cadono, colpevoli di avere una volta sola anteposto l'Italia al dittatore. Cadono anche altri, senza colpe e senza processo. I 335 delle Ardeatine, patrioti, ebrei, uomini qualunque incappati in un rastrellamento. I nazisti li caricano su camion, li massacrano in grotte di tufo appena fuori Roma, poi fanno brillare una mina per coprire i cadaveri. Mentre il nazismo allaga di sangue l'Europa, Mussolini va ancora a rendere omaggio a Hitler. La guerra incalza. Gli alleati sbarcano ad Anzio, da dove possono puntare direttamente su Roma. Crolla il fronte di Cassino, dove si sono svolti furibondi combattimenti per mesi. Ogni pietra, ogni palmo di terra è stato arato dall'esplosivo. Della secolare abbazia restano soltanto pochi muri smozzicati. I tedeschi si ritirano, smantellando gli impianti civili. La guerra è un ospite che lascia dietro di sé soltanto macerie. I 9 mesi d'occupazione della capitale sono finiti. La nuova linea di resistenza germanica si ritira verso l'Arno. Roma è libera. La città, provata da dure esperienze, esce dall'incubo, ritrova se stessa, la sua vita, i suoi modi scanzonati. Alcuni nomi diventano presto popolari. De Gasperi, Croce, Bonomi, Sforza, Don Sturzo, Nenni, Togliatti, Saragat. Per 20 anni erano stati dimenticati. Loro avevano ricordato e aspettato.
Mussolini torna in Germania, dove gli istruttori tedeschi addestrano reparti di truppe italiane. Sono quasi tutti deportati che accettano l'uniforme con la speranza che serva a farli tornare in patria. Pochissimi combatteranno, ma fra loro, per un'ora, il duce ritrova gli atteggiamenti delle sue grandi giornate. Ispeziona con fierezza quel fantasma di esercito, cercando di illudere quegli uomini, ma non riesce che a illudere se stesso. Gli sembra di aver ritrovato l'antica popolarità e firma autografi come un artista celebre. Attorno a lui l'entusiasmo è un misto di nostalgie, di vaghe speranze e di montatura propagandistica. Solo l'entusiasmo tedesco è tutto genuino. Quelle donne, quelle bambine bionde non sanno. Hanno detto loro che passa un grande uomo e lo festeggiano. Per noi che sappiamo, la scena è tragica. Nella Repubblica Sociale, rattrappita sotto le Prealpi, c'è un ritorno di febbre militarista. Non si sa a cosa possono servire praticamente le ausiliarie, ma ci sono. Decima Mas. Un nome e un uniforme legati a molti tristi ricordi. Uomini spesso valorosi che per esasperato patriottismo e amore del gesto confusero il coraggio con la ragione e si schierarono contro il proprio paese. Un altro vecchio soldato, Graziani, pieno di stanchezza e di rancori, visita truppe sfiduciate in uno scenario malinconico. Mentre Graziani, Borghese e i loro affermano di difendere l'onore d'Italia restando accanto ai tedeschi, il camerata tedesco provvede a distruggere quanto resta in piedi in Italia. Ha costruito apposite macchine e le adopera con perizia. Fronte no. Contro le truppe straniere armate fino ai denti, le milizie repubblicane hanno rari contatti. È più frequente vederli combattere contro i fucili da caccia dei contadini e dei montanari, braccati dai rastrellatori. Bruciano interi paesi se solo sospettano vi siano partigiani nascosti. Combattono la guerra civile con la ferocia e l'accanimento di chi ha paura. Paura dei vivi, ma anche di questi morti. Ne sentono l'accusa silenziosa. Hanno impiccato tanti partigiani e i partigiani sono lì di nuovo. Sbucano dall'ombra, scendono dai monti. Non si possono uccidere tutti. Sono la ragione di vita d'un paese, il sangue d'un paese, le maestranze della libertà. E la libertà può essere mutilata qualche volta. Sradicarla è impossibile. Graziani, decano militare di Salò, tiene i contatti con Kesselring, capo effettivo del fronte italiano. Ultima estate dell'asse. Un'esplosione squassa il comando di Hitler al fronte. Il dittatore riporta soltanto leggere ustioni. Qualche ora dopo riceve Mussolini e il suo ultimo maresciallo con ostentato buon umore. L'attentato, dovuto a un gruppo d'ufficiali ribelli, scatena una selvaggia reazione. Chiunque sia sospetto viene eliminato con raffiche di mitra o con la forca. Mussolini non è più solo. Il suo collega tedesco sta affondando con lui. Dopo gli italiani, anche i tedeschi cominciano a vederci chiaro. Milioni di innocenti chiusi nei lagers, soffocati nelle camere a gas, torturati dal freddo e dalla fame, trattati peggio di bestie, stanno marciando idealmente su Berlino. La resa dei conti è nell'aria. Al Teatro Lirico di Milano, il presidente della Repubblica Sociale, forse illuso egli stesso, tenta di illudere per l'ultima volta gli italiani, promettendo loro armi segrete che non esistono. La sua voce non è più quella d'una volta.
camerati milanesi. Rinuncio ad ogni preambolo ed entro subito nella materia del mio discorso. Noi vogliamo difendere qualunque coinventi la Valle del Po. Noi vogliamo che la Valle del Po resti repubblicana. Nella stessa che tutta l'Italia sia repubblicana. Poi Mussolini esce dal teatro con qualche pallido sorriso per i fedelissimi, gli adoratori mistici. Altri assistono, sono lì più per vederlo che per sentirlo, spinti soltanto dalla curiosità. Un'arma tedesca è pronta a far fuoco se qualcuno aggredisse lo stanco dittatore di Salò. Ancora un carro armato per Podio, uno dei pochi rimasti alla Repubblica Fascista. Anziché suscitare idee guerresche, fa malinconia. La linea gotica in piena attività è l'estremo baluardo del fascismo, a cavallo dell'Appennino tosco-emiliano. Gli alleati riforniscono dal cielo le formazioni partigiane, sparse sui costoni della Garfagnana, per insidiare con colpi di mano e sabotaggi la linea tracciata da Kesselring. I messaggi convenzionali di Radio Londra, il mandorlo è fiorito, la neve cade sui monti, servivano quasi sempre per annunziare tali rifornimenti. Gli angloamericani risalivano la penisola avanzando cautamente e comprimendo sempre più a nord il nemico. Si facevano precedere da uragani d'artiglieria, dall'alto le cicogne correggevano il tiro. I soldati di Badoglio rappresentavano l'Italia in quella lotta combattuta da stranieri sul nostro suolo. Le macerie segnavano il cammino delle armate alleate fra l'Adriatico e il Tirreno. Altre distruzioni sistematiche si lasciavano alle spalle i tedeschi, arretrando. Le formazioni partigiane sono scese a valle, la vittoria e anche loro l'hanno pagata con migliaia di morti. Venezia è libera. Dopo la sosta invernale davanti alla linea gotica, gli angloamericani hanno scardinato l'intero sistema difensivo a sud del Po. Le divisioni tedesche, dislocate nell'Italia settentrionale, cessano di resistere. I soldati si arrendono, con l'unico miraggio di tornare in patria, di rivedere le famiglie. Quella che sembrava una massa di automi telecomandati si trasforma in una folla di uomini vinti, desiderosi di pace e lavoro. I partigiani festeggiano la liberazione nelle piazze e nelle strade. Un'allegria incontenibile accoglie dovunque i liberatori, che qualche volta restano un po' sorpresi di fronte al sincero entusiasmo del paese. È difficile per loro che vengono di tanto lontano immaginare che grosso peso si siano tolti di dosso gli italiani. Quel peso in quei giorni sembrava interamente concentrato su una coppia che, catturata ad Ongo, visse le sue ultime ore in questo minuscolo paese dal nome strano, Giulino di Mezzegra. In questa camera, così diversa da quelle ricche ed eleganti dei giorni felici. Il 28 aprile 1945, Benito Mussolini e Clara Petacci percorsero su questa strada gli ultimi chilometri della loro vita. Quel giorno, sotto un cielo variabile, luccicavano le pozzanghere. La macchina degli esecutori trasportò la coppia angosciata verso la fine nera di un romanzo che per molti anni era sembrato rosa. L'uomo smunto, distrutto da lunghe ore di inquietudine, abbraccia la compagna con tutta la forza che gli resta. Lei è pallida, fissa il parabrezza picchiettato di gocce. Il muretto di Villa Belmonte biancheggia improvvisamente davanti alla macchina. Al di là di quel cancello solitario non c'è più strada e non c'è più vita. Morti e vivi si confondono attorno a loro. Il silenzio dei morti è pesante nel clamore dei vivi. Il sangue esce sempre più lento dalle ferite. La vita, la violenza, l'errore, l'odio, l'amore, la morte, la volubilità della folla domata dagli idranti. C'è tutto. Sembra l'epilogo inventato di una storia vera. Quest'uomo
si chiamava Benito Amilcare Andrea Mussolini, figlio di un fabbro e di una maestra, che per 20 anni ebbe in mano il destino di 40 milioni di italiani, che scatenò entusiasmi e suscitò uragani di ribellione, che fu adorato e detestato, esaltato e strappato bruscamente dal suo piedistallo. Fu una delle figure più paradossali del nostro secolo. La sua storia, fatta di tenebre e di lampi, può ancora insegnarci qualcosa, aiutandoci ad evitare in avvenire le debolezze e i tragici errori delle dittature.